Siamo molto fiduciosi per questo Cosmo, però per noi è un appuntamento irrinunciabile, essendo la fiera della bellezza più importante al mondo, e quindi abbiamo ottime aspettative anche per questa edizione. Noi veniamo al Cosmo ormai da 25 anni praticamente, e diciamo che per noi è sempre una delle fiere di riferimento. Noi comunque, essendo sul mercato italiano leader per quanto riguarda la cosmesi di derivazione vegetale 100% made in Italy, abbiamo una caratterizzazione forte. Può favorire in maniera un pochino più marcata l'export dei prodotti cosmetici, per noi potrebbe essere una delle priorità in questo momento. Cioè supportare le aziende italiane? Sì, ma anche nel trovare più facilmente i partner adatti per andare in un mercato dove le regole non sono le stesse che abbiamo noi in Italia, anche proprio in termini di esposizione di canali distributivi. Negli ultimi anni le regolamentazioni per quanto riguarda il mercato cosmetico stanno giustamente anche diventando sempre più severe, quindi sia in termini di sicurezza sul luogo del lavoro. Diciamo, Contraffazione. contraffazione è una cosa che fino adesso Non c'è. non ha toccato noi personalmente, c'è nel mercato, lo sappiamo, però fortunatamente non è una cosa di cui abbiamo ancora sofferto. Il mercato della cosmetica è sicuramente molto interessante per i giovani, anche perché soprattutto negli ultimi anni con l'aiuto delle nuove tecnologie è un tipo di segmento che si presta molto soprattutto alla sua conversazione con i social e all'integrazione con i nuovi media, quindi anche in quel senso può essere sicuramente di interesse anche per le fasce più giovani. Le aspettative sono positive, ecco. Non si parla più nel campo delle candele dei fatturati che si facevano magari una decina di anni fa, però ecco, bisogna andare a specializzarsi su una tipologia di candela più qualitativa, dove la produzione italiana ha i suoi bei motivi per essere ancora presente e valida. È un made in Italy, quindi. Assolutamente tutto made in Italy, produciamo a Seregno e tutta l'intera filiera produttiva è seguita da noi. Togliere un po' di burocrazia anche per quello che sono, diciamo, tutte le fasi commerciali, ecco. Dal punto di vista produttivo, quello che dobbiamo fare lo facciamo noi, ecco. Quindi, insomma, valorizzare il Made in Italy sicuramente questo vale per tutti i settori e ancor più per quello Quindi che. tassazioni in questo senso tramite. Ma ultimamente è diminuito, diciamo, quello che è l'importazione dall'Oriente di un prodotto di bassa qualità. Non si parla proprio di contraffazione, ma di prodotti che non sono di buona fattura e possono magari anche essere in alcuni casi pericolosi, ecco, per l'utilizzo che se ne fa. A livello produttivo, insomma, è sempre difficile trovare del nuovo personale, penso che anche questo in tutti i campi. A livello invece di clientela, la candela è per un pubblico giovane, ci stiamo aprendo anche con i social e quindi. Insomma, la candela è sempre stata un articolo per giovani, maggiormente adesso con la candela per il massaggio e per comunque profumata per la casa. Ecco. Ah, prestissimo, vero? Siamo appena partiti. 30 anni è un traguardo importante, ma altrettanto per noi vogliamo sia un inizio verso crescite ulteriori importanti. Sono 30 anni di successi, perché siamo partiti piccolissimi, adesso iniziamo ad essere una realtà affermata sia nel mondo della cosmetica naturale che dell'integrazione alimentare, che è dove siamo partiti in realtà. In generale la cosmetica naturale sta crescendo forte negli ultimi anni e noi stiamo cavalcando, siamo stati pionieri tra i primi quindi a proporci in quest'ambito e siamo tra quelli che stiamo portando il mercato a crescere in questa direzione. Quest'anno solo facciamo una quindicina di nuovi lanci, sia nel mondo del capello che nel mondo viso, solare,
quindi andiamo veramente a completare tutto quello che è il nostro portafoglio prodotti. L'Oral Care è anche stato rivisitato in maniera importante, quindi tutti i lanci mirati, molto efficaci. Non mettere i bastoni fra le ruote, direi che sarebbe un bel passo avanti. Sulla burocrazia, sulle denominazioni, su cosa facciamo? Meno intervengono, secondo me meglio è, quindi non... Noi siamo Made in Italy, esatto, anzi cerchiamo sempre di più di mostrarci come capitani del Made in Italy anche all'estero. Con tutte le difficoltà, forse dove possono essere d'aiuto è veramente creare un minimo di sistema. Noi siamo in qualche modo non più piccoli in Italia, ma siamo dei microbi quando ci approcciamo all'estero, quindi laddove le istituzioni possono davvero essere ancora un po' di supporto e nel fare un po' di sistema, nel far sì che le aziende riescano in qualche modo a presentarsi verso l'esterno in particolare. L'Italia è un bellissimo paese, cerchiamo di mostrare la bellezza del nostro paese anche all'estero, è un bel paese ogni tanto un po' incattivito un po' troppo incattivito rispetto a quello che dovrebbe essere. Quest'anno è sempre di più consumatori e consumatrici porranno una attenzione a quelli che sono i prodotti di qualità. Cioè c'è sempre più ricerca e richiesta di prodotti che abbiano dei contenuti qualitativi. Non ci si accontenta più della banalizzazione del prodotto, ma si cerca un prodotto che abbia dei contenuti da comunicare, degli effetti da poter trasferire, e quindi sostanzialmente si ricercano delle performance garantite. Siamo produttori, quindi sostanzialmente la catena è corta per arrivare al cliente finale, al consumatore, e quindi sostanzialmente la nostra politica è sempre quella di poter offrire un buon rapporto qualità-prezzo. E non soltanto in Italia, ma anche nel comparto internazionale. Quindi il fatto di essere produttori per noi, questo è un valore aggiunto al nostro brand. Sicuramente ci potrebbero essere anche degli aiuti per quelle che sono l'internazionalizzazione, perché noi siamo, il beauty è un settore comunque molto parallelo alla moda, e quindi sostanzialmente giustissime tutte le attività che vengono fatte sui brand italiani dedicati all'abbigliamento, ma anche la cosmetica, tantissime cose da dire, non di meno dei francesi, quindi perché no, magari aiuti, agevolazioni, partnership per poter proprio sviluppare anche l'export italiano di questo settore, che è molto interessante. Non dovutamente considerato, perché risulta un settore di appendice, e invece il settore del beauty, del wellness, diventerà un settore primario, perché sostanzialmente la cura della persona è un punto di riferimento per il consumatore, soprattutto la ricerca della qualità garantita. Più che problemi di concorrenza sleale, ci sono delle problematiche evidenti, nel senso che tantissimi prodotti vengono in Italia, così apriamo le porte a qualsiasi tipo di a qualsiasi tipologia di prodotto. Noi italiani, per andare all'estero, abbiamo bisogno di certificazioni che durano a volte anche degli anni. Quindi fondamentalmente noi abbiamo barriera all'entrata per in altri paesi, eccetto la comunità europea intendo, ma i paesi del comparto internazionale, che possono anche offrire prodotti di qualità più scadente, non hanno nessun tipo di filtro, e quindi sicuramente è una concorrenza che si pone sul mercato a prezzi più bassi. Diciamo così che il nostro vantaggio è che fondamentalmente la consapevolezza del consumatore porta a investigare su quello che è il prodotto che acquista. Non stiamo vivendo un periodo facile, ma la fiducia deve essere la linea guida, la nostra luce. Sulla nostra catena di cosmetica naturale siamo su un trend positivo, e i nostri prodotti sposano bene questa crescita del mercato. Non è semplice, la qualità deve premiare, e abbiamo questa fortuna su quest'onda di prodotti naturali. Le consumatrici sono molto più attenti ai prodotti, legano le etichette e dunque cercano comunque qualità e un livello di accettazione su un prezzo quando il prodotto è di qualità.
Siamo stati pionieri su un movimento di certificazione B Corp che è arrivato società benefit nella legge di stabilità dell'anno scorso. Questo siamo stati uno dei primi società certificata e il nostro ruolo è anche di diffondere questo. Io ci credo, la responsabilità sociale aziendale, buoni prodotti, però anche aziende che possono anche dimostrare politiche sociali, un'attenzione all'ambiente e un posizionamento diverso dalle imprese diciamo tradizionali, le benefit company. Dove l'etica è importante e su criteri dimostrabili, trasparente e che posiziona l'azienda, non soltanto che fa prodotti buoni, però azienda buona, azienda sana. La fiducia per il consumatore è tutto per la fiducia nei nostri prodotti e stiamo lavorando sulla fiducia aziendale per avere un treno per proporre novità, innovazione, prodotti nuovi di questa azienda che prova a fare al meglio e fare le cose diversamente. Allora, noi siamo esposti molto su esportazione, diciamo il mercato italiano conta per 15%, siamo a 85 esterno, dunque questa situazione la vediamo più fuori dell'Europa al confronto dei nostri prodotti. La cosmetica naturale italiana ha veramente una bella immagine, ci sono società anche insieme a noi dimostrano la qualità dei prodotti. E combattiamo su questa assa. Sul mercato italiano abbiamo la fortuna di avere comunque una situazione regolatoria a livello europeo che è molto migliorata e che controlla anche le entrate diciamo, dei prodotti di qualità minore. Il 2017 è cominciato abbastanza bene con il mese di gennaio, tutti i dati lo davano come buono il mese di gennaio, tuttavia il 16 si è chiuso in sostanziale pareggio, il mercato non è cresciuto per i nostri prodotti, quindi per il personal care e l'house care e temo che nei prossimi mesi sento aria di frenata, quindi sono un po' preoccupato, sì. In generale sto parlando, il Cosmoprof ovviamente in questo momento non può dare indicazioni perché è appena cominciato da poche ore. Il prezzo diventa una variabile non derogabile e soprattutto perché la competizione è sempre di più europea, non può più essere italiana, un concetto che non mi sforzo mai mi sforzo sempre di ripetere a tutti, tutte le parti sociali, la competizione è europea e purtroppo non solo europea, in Europa arriva prodotto anche da fuori Europa, con regole di produzione che non sono le nostre e che quindi noi dobbiamo competere con questo tipo di sistema dove in Europa arriva prodotto che viene prodotto con sistemi produttivi diversi, vuol dire orari dei lavoratori diversi, vuol dire controlli diversi ed è sempre più difficile. Non voglio entrare nel merito delle parti politiche perché non mi compete, ma credo che si debba proseguire nella strada di agevolare la ricerca e lo sviluppo, l'automazione, quindi ben venga l'industria 4.0 che è un ottimo strumento, ancora di più dobbiamo sviluppare le certificazioni che sono uno strumento per limitare la competizione, nel senso che chi non è certificato non può accedere a determinati mercati e sforzare, a far sì che le aziende si sforzino ad ottenere degli standard di qualità e di produzione che siano sempre superiori. Credo che la Germania ci abbia insegnato che con uno standard di qualità superiore si può competere anche con i mercati e con i produttori che usano tecniche di produzione, standard produttivi per i lavoratori, standard di sicurezza minori dei nostri, ma che con cui noi possiamo competere solo aumentando i nostri standard. Quindi l'istituzione deve, il legislatore dovrebbe far sì di agevolare tutti quei prodotti, che sono agevolare le aziende nell'ottenere le certificazioni, supportare le aziende nell'ottenere le certificazioni, dandogli degli incentivi per farlo e poi cercare di
limitare la circolazione di quei prodotti che non abbiano le certificazioni adeguate per la salute del consumatore e per gli standard produttivi, perché non dimentichiamoci che ci sono anche regimi o paesi in cui i lavoratori non hanno le stesse garanzie che hanno in Italia o in Europa. Quindi se si potesse in qualche modo ottenere una limitazione alla circolazione delle merci, e in alcuni paesi si è fatto, che, dove le cui produzioni non rispettano gli standard di sicurezza per la salute e di sicurezza per i lavoratori. È un bellissimo paese, siamo per, assolutamente sì, però siamo indietro, i miei figli sono all'estero purtroppo, tutti e tre, quindi credo di avere degli esempi in casa di situazioni in cui i nostri giovani devono purtroppo uscire dall'Italia, famosi cervelli. Detto questo, è un bellissimo paese, possiamo e dobbiamo fare uno slancio, ma lo dobbiamo fare perché rischiamo parecchio, in questo momento stiamo rischiando parecchio, siamo veramente arrivati al culmine di un gap culturale, tecnico, produttivo, dove se non interveniamo immediatamente abbiamo un forte rischio di decadenza non recuperabile. La sensazione è comunque positiva, c'è una ripresa di quelli che sono le affluenze, quelli che sono i contatti, è chiaro che poi è appena partita perché abbiamo aperto oggi, ci sono ancora tre giorni di fronte, quindi ci aspettiamo molti contatti, però già dalla mattinata devo dire che siamo soddisfatti delle visite che abbiamo ricevuto nello stand. Il mercato italiano comunque è un mercato difficile, noi siamo un'azienda italiana che compete principalmente con multinazionali, di conseguenza non possiamo fermarci mai, da qui la nostra continua e costante volontà di innovare, di pensare cose nuove, di investire, investimenti che sono sia su sviluppi nuovi o prodotti, investimenti produttivi, investimenti in comunicazione. L'idea nostra è quella di non fermarsi mai, di andare avanti e di aggredire e affrontare il mercato con il massimo della competenza e della professionalità di cui noi come azienda possiamo avere. La creatività italiana nel mondo è ben conosciuta e ben accetta ancora, nonostante tutto siamo capaci, noi siamo abili a innovare. Dal punto di vista politico sicuramente la necessità di avere qualche spinta o comunque qualche aiuto sicuramente a livello italiano, ma soprattutto a livello internazionale può essere decisamente utile, sì. Sostenere le aziende italiane che lavorano sul mercato italiano, che lavorano e producono in Italia e vogliono lavorare ovviamente a livello internazionale anche. Noi abbiamo come politica quella comunque di collaborare molto con università, con istituti, sì, noi lo facciamo. Attingiamo da un bacino comunque di utenze, appunto un bacino comunque di giovani con voglia di fare, con gli skill, attraverso inserimenti in stage, poi a seconda anche delle necessità aziendali ovviamente con inserimenti. È molto importante la spinta che può dare le nuove leve, sia in termini di motivazione che in termini di innovazioni reali. E penso non solo al prodotto ma anche a tutto quello che è il nuovo mondo che sta andando avanti, il digitale, piuttosto che questo è un aiuto molto forte che ci arriva dalle nuove leve. L'Italia è un paese fantastico, fantastico. Ma io di però ne metterei ovunque, in Italia come altrove, i però vanno gestiti sempre, quindi noi li gestiamo. Essendo la prima giornata c'è un'ottima affluenza per essere il primo giorno, speriamo che continui così. Come azienda abbiamo ottenuto il brevetto per invenzione industriale perché siamo riusciti a produrre la prima salvietta struccante asciutta. Il fatto che è asciutta permette di avere una salvietta 100% naturale, che quindi si prende cura della pelle anziché danneggiarla rispetto a quelle umide, e inoltre non secca, quindi sono decisamente dei benefit, è molto comoda, quasi
fase come quella umida, perché se la può portare in vacanza, per i weekend, eccetera, però è 100% naturale. Beh, la burocrazia è tanta, ahimè. Fondamentalmente, secondo me, ci andrebbe una politica di tutela sull'import per evitare che entrino nel nostro paese dei prodotti a basso costo che non rispettano certi termini di qualità che invece noi siamo obbligati a rispettare in Italia. Quindi sicuramente se ci aiutassero da questo punto di vista sarebbe positivo. Gli italiani sono bravi e sono dei grandi lavoratori, assolutamente. È difficile, è molto difficile. Non lo so, beh, noi puntiamo, come vede, qua lo stanziamo tutti i giovani, noi puntiamo molto sui giovani, perché probabilmente per quello che ha detto lei, che c'è poca motivazione, c'è poca aspettativa, però esistono delle realtà come la nostra, che è una media piccola azienda, che invece punta solo di loro. Quindi bisogna avere speranza, insomma, e puntare sulle innovazioni. Beh, al momento siamo soddisfatti, poi noi avevamo una serie di appuntamenti programmati, per cui, per quello che le posso dire, a mezza giornata, una delle meno, diciamo, di affluenza. Perché la prima, ovviamente. Del Cosmo, però noi siamo contenti. Poi, per quanto ci riguarda, i primi due giorni per noi sono giornate in cui prendiamo accordi con distributori esteri per sviluppare nuovi mercati. Soprattutto esportazione, anche un po' Italia fate? Allora, la nostra gran parte del mercato è Italia, però l'Italia, diciamo che è una giornata che si sviluppa su lunedì, domenica e lunedì, mentre le giornate di venerdì e sabato sono per lavorare sull'export. Unipro, che vabbè, adesso ha cambiato nome, sta facendo un progetto Rossello. Per lanciare il Made in Italy dal punto di vista cosmetico. So che ci si sta già lavorando e noi stiamo aderendo a questo progetto. Ma secondo lei una priorità quale sarebbe, per esempio, tutelare i vostri prodotti, tutelare i brevetti? Quale potrebbe essere? Questo sicuramente potrebbe essere un valore aggiunto. E tutelare le esportazioni, fare sistema, tutelare il Made in Italy, tutelare i brevetti. Su questi punti si trova d'accordo? Assolutamente. Sono più che ottimista. Noi abbiamo chiuso con un più 30% di vendita all'export l'anno scorso e quest'anno i primi tre mesi ci stanno mantenendo un posizionamento di questo genere, per cui per noi l'export sta crescendo tanto. E l'Italia? L'Italia come la vede? Sta crescendo, l'anno scorso è cresciuto di un 15%, quest'anno siamo in linea con un obiettivo che ci siamo dati del 20%, per cui per quanto ci riguarda c'è ottimismo per quanto riguarda la nostra azienda, probabilmente per il tipo di mercato in cui operiamo. Io sono contento di essere italiano nonostante tutte le problematiche del sistema Italia. E è un valore aggiunto secondo lei all'estero? Secondo me sì, soprattutto in paesi come gli Stati Uniti, come i paesi arabi, il sistema Italia è un sistema che è ancora molto riconosciuto. Però questo Made in Italy non si conosce bene, cioè è molto importante ma oscurato da altri, forse dovrebbe fare un salto di qualità nel comunicare. Guardi, le dico, per quanto riguarda la nostra azienda, solitamente uno dei valori che ci permette di entrare nei mercati è proprio il concetto del Made in Italy. Il Made in Italy, per cui è un brand esso stesso. Sì. Nel nostro settore quasi tutte le aziende puntano ancora sul mercato nazionale, che però purtroppo fatica. Ci sono invece, grazie a Dio, altre aziende come per esempio noi, Farmavita, che hanno puntato quasi tutte esclusivamente sull'export. Attualmente facciamo 95% export e di conseguenza diciamo che le cose vanno molto bene. Diciamo che il grosso vantaggio di esportare è innanzitutto il cash flow, nel senso che pagano il 100% anticipato, quindi diciamo il rischio è minimo. Mentre in Italia chiaramente siamo obbligati a vendere a 60-90 giorni e non è detto che poi magari insomma riusciamo anche a prendere i soldi. Chiaramente per esportare bisogna essere strutturati in una certa maniera,
noi siamo 20 anni che praticamente esportiamo, attualmente siamo in 85 paesi, in alcuni paesi siamo leader e diciamo la verità ci conoscono forse di più all'estero che in Italia. Per ciò che mi riguarda, quindi export, l'Italia è l'unico paese che non è assolutamente rappresentato all'estero. ICE e anche altre organizzazioni non sono assolutamente all'altezza di rappresentare l'Italia. E quando dico rappresentare l'Italia non parlo di Fiat o di Luxottica, parlo di piccole e medie imprese come la nostra. Cioè siamo completamente lasciati a noi stessi, quindi è merito diciamo del proprietario dell'azienda imporre il marchio e spingere il marchio. Le faccio esempi, non so, i tedeschi, i francesi, quando vogliono penetrare un mercato fanno sistema, bravissimo. Il sistema noi lo facciamo ancora a livello di regioni, cioè la regione Lombardia, facciamo un esempio, che sì, ha delle iniziative, ma se io ho un'azienda in Veneto o un'azienda in Lazio, cioè, ma anche il sistema Italia, c'è ancora un grosso campanilismo secondo me, e ancora noi che siamo in Lombardia, diciamo la verità, alcune iniziative abbastanza interessanti ci sono. Chi vuol partire ad esportare può usufruire di agevolazioni fiscali, se vuol fare delle fiere all'estero, ma al di fuori della Lombardia io conosco molti miei concorrenti che non dico di essere in Sicilia, cioè Veneto, Piemonte, e che praticamente non hanno nessun minimo aiuto. Sostegno zero, non c'è sistema. Quando abbiamo comprato l'azienda circa 20 anni fa, non esportavamo. L'azienda esiste, il brand dal 73, l'abbiamo noi rilevata come famiglia circa una ventina d'anni fa, ed eravamo siti in periferia Milano in 300 metri quadrati. Adesso siamo a Locate Varesino in 15.000 metri quadrati, investiamo molto nelle nuove tecnologie a livello di macchinari, abbiamo introdotto, anzi siamo stati i primi in Italia ad aver introdotto la robotica, e questo diciamo siamo stati quasi obbligati ad introdurre la robotica per il semplice fatto che da noi è difficile anche assumere. Questo è un grossissimo problema delle aziende italiane. Ovvio. Allora, le faccio un esempio. La maggior parte delle aziende italiane, medio-piccole, non vuole superare i 15 dipendenti, per i motivi che lei sa. Perfetto. Mentre in altri paesi, basta vedere la Spagna, non è che ci voglio... Non bisogna andare in Romania. Spagna. Hanno, da quando è iniziata la crisi, adottato una politica delle assunzioni molto 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 flessibile. Ma questo, quello che voglio dire, in Italia sbagliano, che pensano che flessibilità significa perdere posti di lavoro. Ma non è vero. Ma se io trovo, scusi, un esempio stupido, un bravo meccanico, giusto? E siccome la scuola italiana non prepara assolutamente al mondo del lavoro, è l'azienda che deve fare formazione. Ok? Ora, se io dopo 3 anni trovo un buon dipendente, ma perché dovrei licenziarlo? Lei mi spieghi perché dovrei licenziarlo? È logico, anzi me lo tengo stretto. Addirittura nel nostro settore ce li rubiamo tra azienda e azienda. E questo secondo me è una cosa che non esiste. Ci sono aziende che sono obbligate magari ad aprire 2 o 3 società per non sorpassare i 15 dipendenti. È incredibile, con chiaramente 3 società, 3 costi, giusto? Ma certo, perché non è che lei prende, ovviamente. E quindi se un'azienda vuole, a meno che un'azienda dice benissimo, io non produco più, come sta succedendo, e questo è un male perché la nostra economia comunque si basa sull'economia reale, manifattura. Noi insomma, dopo la Germania siamo ancora, grazie a Dio, la seconda potenza europea, quindi
la produzione in Italia secondo me è molto importante, ma facendo così si rischia di esternalizzare il lavoro e faremo la fine che ha fatto l'Inghilterra, che praticamente sono tutte società di dei trader, certo, dei servizi, e che nel nostro settore, per esempio in Inghilterra, non c'è più nessuno che produce. È una follia. Secondo me sbagliano le famiglie italiane, perché gli danno tutto quello che vogliono e quindi sinceramente hanno un tetto, hanno la paghetta, come si chiama, e quindi che stimolo c'è di andare a lavorare fuori? È anche vero che è difficile trovare lavoro, cioè è tutto collegato fondamentalmente. Siamo tornati come dopo la seconda guerra mondiale, che la maggior parte dei giovani stanno andando a lavorare all'estero e scusi se glielo dico, ma fanno bene, fanno solo bene. Siamo governati da una classe politica pessima, ma soprattutto non ci si riesce a mettere d'accordo, cioè anche la politica dovrebbe fare sistema, è inutile che litigano la mattina e la sera, sinistra, destra, centro, mettetevi d'accordo, facciamo, voglio dire, come succede anche in altri paesi, no? Un governo di unità nazionale, come non so, a tempo di crisi, come fanno in Israele quando c'è qualche problema, 5 anni e vediamo come va. Senza ammazzarsi a vicenda, eccetera, eccetera, eccetera. Pensiamo al bene del paese. Qui non è un discorso di pagare meno tasse, mi creda, perché le tasse che si pagano in Italia si pagano anche in Francia, qualcosa in meno anche sicuramente in Germania, altri paesi. Ma se, scusi, io ho un'azienda di 15.000 metri quadrati, ho investito milioni di euro, ma non posso andare e trasferirmi all'estero, in Romania o in quei paesi dove non hanno neanche il concetto del lavoro. Molti italiani sono andati in Romania e poi alla fine cosa fanno? Tornano indietro. Ma perché non sono paesi, sì, ok, non paghi niente, manodopera a costo basso, però non c'è il sistema produttivo, mancano le infrastrutture, manca tutto. Qua abbiamo tutto, perché al nord le infrastrutture non mancano, funziona tutto, perfetto, soprattutto dove siamo noi c'è tutto. Però, ripeto, mancano queste cose che le ho detto. È una fiera che è molto più piena degli anni scorsi, pur essendo venerdì, primo giorno da sempre dedicato all'export, è da sempre un po' più piatto, invece oggi c'è molta gente in giro, c'è molta gente interessata, ci sono molti paesi, quindi persone che arrivano da paesi stranieri, lontani da noi, ed è molto molto interessante per essere primo giorno di fiera. No, è un settore molto importante, perché è un settore che, se parliamo di export, esporta molto più di altri settori che sono molto più blasonati e soprattutto molto più pubblicizzati rispetto al nostro. Noi vendiamo bellezza, noi vendiamo la capacità delle donne di trovare il prodotto che sia adatto a loro, e molto spesso veniamo dimenticati perché passiamo in secondo piano, per cui siamo un settore importante di cui se ne parla realmente poco. Esatto, di moda se ne parla sempre, si parla di tutto, noi invece che siamo coloro i quali realizzano moda, coloro i quali stanno dietro a qualsiasi sfilata, perché una donna senza un colore perfetto di capelli o senza un'acconciatura perfetta perderebbe tre quarti del suo valore, noi veniamo sempre messi, molto spesso messi in secondo piano. E può sicuramente aiutare le piccole e medie imprese, esattamente come siamo noi in termini di export. Esportare un prodotto e portarlo in più di 110 paesi al mondo, come facciamo noi, ha delle complessità burocratiche delle complessità burocratiche, che vuol dire registrazioni in ministeri, che vuol dire documentazioni, che sono tutte a carico di chi va a esportare il prodotto, e su questo l'istituzione è molto lontana dal favorire le piccole e medie aziende. Lo Stato molto spesso, diciamo, che aiuta molto poco le aziende piccole come la nostra, e le associazioni di categoria come le nostre, per cui c'è tanto da fare e lo Stato dovrebbe andare a fare tanto per favorire lo sviluppo e per favorire l'andare avanti di aziende come le nostre. Si conta che noi tutto quello che facciamo lo produciamo, per cui abbiamo una fabbrica interna in Italia con più di 200 dipendenti che lavorano con noi, per cui tutto quello che facciamo lo esportiamo in 110 paesi del mondo, e tutto questo molto spesso diventa complicato da andare ad esportare. Ciononostante non ci scoraggiamo, ma continuiamo a farlo nonostante ci siano pochi interventi. Giovani hanno voglia di lavorare,
Io mi escludo, beh, non sono più tanto giovane, però mi escludo. I giovani hanno tanta voglia di lavorare, ci deve essere spazio per loro e le aziende devono sempre di più capire che è vero che i giovani hanno voglia di lavorare, ma serve anche un pelino di spazio per chi se lo merita. Sì e no, sì perché si può fare sempre di più, soprattutto credo a livello di esportazione e del Ministero che ci può appoggiare sempre di più, no perché ci cercano, soprattutto noi possiamo affermare che nel mondo il colore italiano, non solo il nostro, ma il colore italiano è apprezzato in tutto il mondo e addirittura una donna su quattro nel mondo applica un colore italiano. Ci si fida intanto del Made in Italy e poi della tecnologia che è veramente unica nel settore del colore e di tutto il settore tecnico dei saloni per parrucchieri. Abbiamo per esempio il nostro ultimo colore, Puris, è un colore senza ammoniaca, senza PPD ed è un colore con tantissime nuance. All'interno del nuovo colore noi abbiamo la proteina della perla che praticamente rende questo colore assolutamente meraviglioso, brillantissimo, e lo rende anche resistente al sole e al tempo. La fiera può ovviamente far arrivare, fare in modo che arrivino in fiera gli imprenditori di tutte le altre nazioni con agevolazioni e altre, credo, azioni marketing che la fiera può fare. Poi per quanto riguarda le istituzioni, non sta a me dare consigli a loro, ma certamente ci aspettiamo che aziende come la mia vengano magari contattate per essere presenti nelle fiere internazionali, magari con incentivi da parte dello Stato. Già questo sarebbe un biglietto da visita importantissimo per le medie aziende e anche per le grandi o per le piccole che hanno bisogno di supporto per farsi conoscere nel mondo. Mi perdoni, io sono dell'idea che la qualità non è mai scontata, però si può fare sempre meglio. L'Abruzzo ha tutto, ha il mare, ha 30 minuti alle montagne, ha il Parco Nazionale, ha delle persone pronte a tirarsi su le maniche, accogliente, soprattutto rispettose di tutto e di tutti. Attendiamo solo che qualcuno se ne accorga. Il venerdì è sempre stato il giorno dell'estero, è un giorno per gli addetti ai lavori e noi come Together siamo partiti molto bene. È vero che il marchio è nuovo, però per noi la giornata ha dato risvolti molto positivi. È vero che è presto, però secondo me i segnali positivi o si vedono subito o non si vedono. Noi viviamo proprio questo grosso problema fra la grande richiesta e il fatto che comunque la moda, diciamo, ha sempre la precedenza. È anche vero però che il Made in Italy è un'eccellenza in tutti i campi, il campo del cibo, il campo della moda e quindi anche il campo della cosmetica. Quindi sì, è vero che siamo forse i parenti poveri, però viviamo anche tanto di luce riflessa proprio data dalla moda, quindi è importante comunque. Ma il fatto che ci venga sempre richiesto uno standard qualitativo alto a livello regolatorio è importantissimo per la sicurezza dei consumatori e soprattutto per trasmettere anche qualità.
Certo è che poi il regolatorio ha anche la parte negativa, che è sicuramente quella che ci permette di essere troppo lunghi nell'elaborazione di documenti, soprattutto per l'esportazione, sia a livello economico che a livello proprio di tempo addetto all'elaborazione dei documenti, che per noi sono degli scogli veramente, veramente duri da superare. Aiutarci in quel senso, certo, perché c'è tanta richiesta in tutti i sensi dall'estero, sia come private label, ma soprattutto proprio come marchi stessi italiani, perché loro vogliono vedere che l'azienda italiana vende o il proprio brand o comunque produce, perché per loro è importante vedere che appunto c'è il Made in Italy e noi dobbiamo trasmetterlo come valore. È crescente, si è evoluto negli ultimi anni con tutta una parte relativa alla barbieria e c'è sicuramente sempre tanta richiesta. C'è richiesta in tutti gli ambiti della cosmetica, sicuramente nei capelli e nella barba ultimamente è diventato proprio un must quasi, quindi sì, per noi c'è tanta richiesta, assolutamente. assolutamente sì. I ragazzi oggi hanno tanto da comunicare in modi molto diversi rispetto a quelli di una volta. Credo che il gap sia fra una richiesta che è rimasta molto vecchia e un'offerta che invece è molto giovane, e quindi bisognerebbe accorciare, diciamo, il gap fra queste due cose. Non è vero che non c'è voglia di lavorare, c'è semplicemente voglia di lavorare in un modo diverso e quindi comunicare se stessi e anche le proprie capacità in un modo diverso. Allora, siamo a 50 anni di Cosmetica Italia e 50 anni di Cosmo, prof. Quindi è una manifestazione che è internazionale perché rappresenta il punto di riferimento della cosmetica nel mondo. Cioè, questa, abbiamo un vantaggio, siamo il riferimento cosmetico a livello fieristico per tutto il mondo. Poi si svolge in altre due location, una è Hong Kong per il Far East e un'altra per il Nord America che è Las Vegas. Qui abbiamo persone che provengono da 70-80 nazioni, abbiamo circa 260.000 visitatori, quindi Bologna diventa per 4-5 giorni, perché c'è anche il Cosmopac, un po' il riferimento mondiale della cosmetica, che è un settore che sta continuando a crescere. Anticiclica la cosmetica o fosse un azzardo? No, assolutamente, addirittura aciclica, cioè nel senso che non ha dei cicli specifici, continua a crescere. Meno magari nei momenti di crisi, per cui diciamo che noi dal 2008, quando c'è stata poi, diciamo, a fine 2008 c'è stato con i derivati finanziari, c'è stata la grande crisi che poi ha portato, almeno quella degli ultimi tempi, che ha portato poi il 2009 a questo PIL disastroso, non solo nostro ma in tutto il mondo. E noi non abbiamo risentito, la curva è stata molto più lunga, però posso dirvi che stiamo continuando ad avere una crescita anche sul mercato italiano, anche se magari è una crescita minima, intorno al 0,5-1%, più un 12-14% di crescita sull'esportazione. Questo porta il settore a un più 5, per intenderci, quindi più 5 è un numero importante. Ma la cosmetica maschile gode di ottima salute anch'essa, mantiene un quarto del mercato, un 25% del mercato, però si fa un po' di difficoltà, spiego perché. Perché i maschietti usano anche prodotti femminili, cioè non c'è un esatto, li trovano in bagno, quelli magari toiletries con certezza, a volte anche prodotti magari senza profumo, con profumo un po' cioè magari ridotto, femminili, quindi parlando un po' di cosmetica, e quindi è difficile. I prodotti puramente maschili sono circa il 25% comunque del mercato. E poi c'è di fatto la contaminazione, come ho detto, inevitabile, perché te li ritrovi per casa. C'è una contaminazione del fatto che comunque ancora oggi la nostra responsabile d'acquisto è una donna, quindi che va a comprare, e specialmente per la famiglia adesso. E gli uomini tendono a non entrare, quindi va a fare gli acquisti e poi si compra prodotti che sono per tutta la famiglia, quindi non solo fragranze e profumi che sono molto utilizzati, anche e soprattutto in Sud Italia, ma l'uomo del Sud non è da meno di tutti gli altri, anzi, poi sa, c'è un discorso che nel Sud fa un po' più caldo, ci si lava anche di più, quindi siccome noi rappresentiamo tutto il mondo cosmetico, quindi anche la detergenza, c'è molto utilizzo di detergenza, quindi in area quella che è l'area 4 Nielsen, insomma, c'è un consumo importante anche di toiletries, per esempio, non soltanto di personal care in genere. Sono 6 anni che sono presidente e sto lottando con questo aspetto.
corretto, nel senso che parliamo di Made in Italy, non parliamo di cosmetica. Noi diamo lavoro direttamente a 35.000 persone, 220.000 persone dell'indotto, quindi sono numeri importanti, 200.000 persone erano la vecchia Fiat per intenderci. Ma soprattutto abbiamo un fatturato che è superiore a occhiali, che è superiore a vino, che è superiore a scarpe. Quindi noi abbiamo una filiera che è di 15 miliardi circa e 10 miliardi e mezzo diretti proprio del nostro sistema cosmetico. Quindi cosa dire? Se i nostri governanti non prestano più attenzione all'importanza della cosmetica, e qui ci sono molti punti su cui prestare attenzione, o per esempio uno delle issues è tolgano l'IVA a tutti agevolata, altrimenti la mettano anche a noi, perché come facciamo a non lavarci? Magari le merendine che hanno l'IVA agevolata per qualche ragione hanno ancora questa, ma noi vorremmo magari che, allora, se teniamo l'IVA agevolata, ammesso che il governo se la possa permettere da un punto di vista economico, sarebbe opportuno anche che l'avesse il mondo della cosmetica, dove il sapone dobbiamo usarlo per lavarci quotidianamente, oppure il dentifricio. A parte questo, noi vorremmo soprattutto, quindi non ci piace chiedere, questa prendiamola in parte come una battuta, è una cosa su cui però vorrei che ci fosse l'attenzione quantomeno del nostro settore. Certamente. Dall'altra parte è invece importante il discorso di riconoscere il ruolo che la cosmetica riveste. Noi portiamo 2 miliardi e mezzo quasi di bilancia commerciale positiva. È un valore significativo, vuol dire che portiamo, insomma, cassa in Italia per 2 miliardi e mezzo, oltre ai numeri che ho già dato di rilievo dello sviluppo del settore. Non ultimo, l'immagine del Made in Italy. Noi facciamo parte in qualche modo del sistema moda, perché poi la cosmetica, soprattutto in quello che riguarda il make-up, è parte integrante del sistema moda, e esportiamo soprattutto un concetto di Made in Italy. Con questa fiera, quando andiamo soprattutto all'estero, quindi andiamo a Hong Kong, andiamo a Las Vegas, portiamo un'eccellenza. Dobbiamo ricordarci che pochi sono i casi in cui l'industria insieme al sistema fieristico riescono a creare una sinergia che porta l'eccellenza fuori. Noi lo stiamo facendo, riusciamo quindi a portare l'idea del Made in Italy in tutto il mondo. Risultato? Pensiamo che il 60% del make-up mondiale è prodotto in Italia, magari con brand che non sono del make-up, non di tutta la cosmetica, solo del make-up. Però sono numeri incredibili, quindi vuol dire che l'Italia viene riconosciuta anche da brand multinazionali e internazionali come per la creatività, per la qualità, per la ricerca che svolge. Cari politici, cosa dice? Beh, io direi sicuramente di prestare attenzione tanto quanto ad altri settori. Noi non vogliamo scavalcare nessuno, vorremmo essere considerati anzi, perché tutti i settori devono collaborare al Made in Italy, ma non vorremmo essere un fanalino di coda o non considerati. Quindi vorremmo che magari qualche istituzione venisse a inaugurare con noi. Abbiamo chiesto più volte, adesso Premier, magari ne abbiamo di provvisori, però che un Premier, non voglio dire Presidente della Repubblica, che va al Made in Italy o va da altre parti, ma qua ci troviamo di fronte a una delle maggiori fiere al mondo, anzi la più importante fiera al mondo di un settore che è la cosmetica, è fatta in Italia da italiani, gestita quindi da italiani e in cui l'associazione collabora. Non ci dispiacerebbe un'attenzione particolare da parte delle istituzioni che facciano capire, insomma, l'importanza. Esatto. Perché magari pensano che sia acqua colorata ancora, ecco, questo è il nostro cruccio. Io credo che, sì, per quello che riguarda l'associazione Bologna Fiere è qui, noi abbiamo sempre fatto partnership, è evidente che l'importanza di avere una partnership che adesso abbiamo rinnovato per 5 anni con Bologna Fiere tiene e terrà italiana. Quindi questa sì, crediamo che Bologna debba crescere, debba essere, anche se sono state sempre nel tempo moltissime le forzature di spostare questa sede, ma noi pensiamo che sia baricentrica, che sia giusta, qua c'è un contesto importante, Bologna insomma dà lavoro a molte persone e è anche giusto che l'Italia non abbia magari un solo polo fieristico importante, ma ne abbia più di uno, e quindi che anche qui a Bologna ci sia sviluppo di lavoro, di turismo, perché poi qui l'indotto turistico è importante in questo periodo. Ecco, magari una piccola nota che faccio al sindaco, oltre che a, moderiamo un po' i prezzi e soprattutto di quelli che sono in questa settimana i costi degli alberghi, perché abbiamo continuamente lamentele su una incredibile speculazione che sta avvenendo, e non è bello, perché a Milano non accade così, anche durante le settimane della moda o del mobile. La filiera vede sempre di più giovani, insomma, che entrano, perché poi il nostro è un settore in cui ci sono molti giovani.
Cosa dire? Le ricerche oggi parlano di millennial non così proposti, millennial sappiamo sono insomma i trentenni in giù, e così preposti al lavoro, quello che non siamo da un po' di tempo, esattamente, non così diciamo, predisposti al lavoro, però io non generalizzerei, generalizzare è sempre piuttosto brutto, diciamo che ci sono come in tutte le situazioni, io credo giovani che meritano e che vogliono lavorare e magari anche una certa fascia che pensa in questo momento molto, proprio perché cambia il paradigma, ci sono i social, c'è un modo diverso di vivere, dice io vivo anche con meno facendo di meno e questo forse a mio parere non arricchisce né loro né il paese.